vedrà realizzare questo facilissimo gilet che nasce per la primavera che sta arrivando. È un progetto facile, adatto a chiunque, anche a chi ha le prime armi. In particolare si parte da un rettangolo che corrisponde più o meno all'ampiezza del nostro giroseno, con qualche centimetro in più. Infatti io ho un giroseno di 84, ma il pannello viene lavorato di 95 centimetri. Questo perché mi occorrevano qualche centimetro in più per far sovrapporre le due parti. Per quanto riguarda me, io lo abbottono in questo modo, quindi che si sovrappongono le due parti, ma come potete vedere, tranquillamente potreste inserire un solo bottoncino qui e lo avreste così una bottonatura giacca o più sopra, se volete una bottonatura un po' più chiusa. Questo poi resta a voi decidere come poterlo realizzare, come volerlo chiudere. Per chi ha un giroseno che magari è un po' più ampio rispetto al mio, ma ha la stessa misura delle mie spalle, magari potete lavorare sempre la stessa misura di pannello unico e poi dopo andare a completare il tutto con dei giri magari soltanto sulla parte davanti del bordo davanti di destra e di sinistra, magari prendendo anche un po' il collo, creando un piccolo colletto sciallato, e così ve la aumentate un po' di più l'ampiezza del davanti. Questo poi spetta a voi decidere come volerlo realizzare. Diciamo che da un progetto potrebbero venire fuori altre mille idee, come dico solitamente. Cosa dirvi di più? Vi ricordo che nasce da questo famoso pannello unico, quindi non abbiamo la cucitura sotto braccio, vedete? Ma le uniche cuciture che andremo a fare sono queste sopra le spalle, quindi viene veramente un progetto pulito, un lavoro pulitissimo. Io l'ho lavorato con il big merino, circa 4 gomitoli e mezzo e l'uncinetto numero 10. Ora cosa dirvi di più? Cliccate sul nostro sito www.handmade.it e scegliete il filato che più vi piace. Fatemi vedere quante di voi lo realizzeranno e con quali colori lo realizzerete, sono curiosa. E quindi ora iniziamo insieme questo progetto creativo. Io e Dina, come sempre, vi ringraziamo per l'attenzione e l'affetto che ci dimostrate. Ora iniziamo insieme il progetto creativo. Grazie per l'attenzione. Allora, abbiamo detto uncinetto numero 10. Io vado a caricare le mie 70 catenelle, ok? Lavorate le 70 catenelle, lavoro altre due per girare la lavorazione, quindi una e due. Vedete? Queste sono per il giro lavorazione. Subito nel punto successivo vado a lavorare la mia mezza maglia alta. In totale saranno 69 mezze maglie alte più queste catenelle, 70 punti, ok? Perché le due catenelle iniziali rappresentano già la mia prima maglia di inizio lavoro. Quindi 1, 2, 3, 4, mezza maglia alta, vedete, 5. Quindi prendo il filo su, vado nella catenella, torno giù e voilà, e tiro tutto insieme. Ora lavorate tutto il primo giro, quindi per ogni catenella sottostante, così come sto facendo io, a mezza maglia alta. Allora, lavorato il 70° punto, vado a girare la lavorazione con una e due catenelle, ok? E questo è sempre il punto, sempre le catenelle che gireranno, perché sto lavorando una mezza maglia alta, quindi lavorerò sempre due catenelle che rappresentano già il primo punto lavorato come maglia, e da questo momento andrò a lavorare per ogni maglia sottostante una mezza maglia alta. A totale del giro dovrò sempre avere 70 punti, ok? 1, 2,
3, quindi vado nell'asolina, asolina, asolina, vedete? E lavoro la mia mezza maglia alta. Allora, perché non ho lavorato una maglia alta? Semplicemente perché il filato è grosso. Quindi ho voluto già lavorare con un uncinetto più grande rispetto alla casa, ma anche il 7 andava bene. Ma poiché ho voluto fare un punto più compatto, ho utilizzato in questo caso un uncinetto un po' più grande. Se volete lavorare la maglia alta, tranquillamente lo potete fare, un punto particolare, tranquillamente lo potete fare. Adeguate sempre poi l'uncinetto e le misure in base al punto che state lavorando e all'uncinetto che state utilizzando. Perché questo è un lavoro che potreste lavorare anche con un filato un po' più sottile, capito un po' lo schema iniziale, lo potete adattare tranquillamente. Ora io vado avanti nel secondo giro nel lavorare, ecco, tutti i punti così come si presentano a mezza maglia alta. Quindi lo dico sia per chi è all'inizio, ma per chi anche come me è un po' distratto, contatevi sempre i punti perché altrimenti i margini poi vengono sfalsati. Se iniziate con 70 punti, ovviamente dovete completare tutto con 70 punti, ok? Così da avere dei margini regolari. Ora vado avanti e ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Ricordatevi sempre che quando girate il lavoro vanno lavorate 2 catenelle. Ci vediamo al termine di questo secondo giro, così iniziamo anche il terzo insieme e poi possiamo proseguire. Lavorato il 70° punto, giro di nuovo 1 e 2, la mia lavorazione, ritorno di qua e vado a lavorare il punto così come si presenta. E ora questo tipo di lavoro sarà eseguito fino alla fine. Quindi fino all'altezza che a noi occorre. Ora stiamo lavorando il nostro terzo giro e vado avanti nel seguente modo. Quindi continuate a lavorare tante mezze maglie alte, così come si presentano, fino a quando non arriveremo al momento in cui dobbiamo dividere i nostri punti. Per poi lavorare la parte superiore delle spalle, del dietro e del davanti. Quindi io vado avanti e ci vediamo al lavoro un pochino più avanzato. Allora, io ho lavorato 20 giri in questo momento e come potete vedere ho già diviso la lavorazione. Vi dico che in questo caso quanto misura in altezza e in larghezza il mio progetto. Allora, siamo in larghezza a circa 1 metro. Sì, siamo a 95 centimetri, 94 centimetri e in altezza, quindi 94 in larghezza e in altezza abbiamo 30 centimetri. E per me ora inizia la divisione, quindi divido la parte per poter far passare le braccia. Sappiamo che le mie spalle dietro sono 40 centimetri, quindi ho messo un marcapunto per distanziare le spalle, mentre questa qui rappresenterà la parte davanti. In pratica, qui ho lasciato 22 punti a destra e a sinistra e tutto ciò che avanza va sul retro del lavoro. Questi 22 punti per me misurano, così sapete anche voi quanto, 30 centimetri, quindi ho 30 a destra, 30 a sinistra e poi l'altra restante parte è sul retro del lavoro, quindi sulle spalle. Ora cosa andremo a fare? Andremo a lavorare solo questa prima parte, quindi dividiamo ora la lavorazione perché poi da qua mi passeranno le braccia, ok? E lavoreremo nel seguente modo. Quindi semplicemente 1, 2. Continuo a lavorare tutti i miei punti così come si presentano fino al marcapunto, poi torno indietro, quindi giro poi la lavorazione e torno indietro. E voilà. Ultimo punto. Vedete? E ora giro 1 e 2 e vado a lavorare sul retro.
Quindi così facendo ho diviso la lavorazione. Perché questo? Perché mi serve poi ovviamente che qui mi si crei l'asolina per poter far passare il mio braccio. In automatico si crea quel famoso passaggio, insomma, per il braccio. Quindi ora continuiamo a lavorare tutti i punti così come si presentano fino a quando non abbiamo raggiunto l'altezza che ci occorre per il passaggio del nostro braccio e per coprire ovviamente dalla spalla in giù. In pratica andremo a lavorare tutte e tre le parti divise, perché poi l'unica parte dove sarà cucita sarà sulla spalla, la lavorazione. E rigiro il mio lavoro. Vedete? E così man mano cresce il pannello davanti, il primo pannello del davanti. Quindi ora continuate e ci vediamo poi dopo al lavoro più avanzato. Allora, io ho lavorato, come vedete, i primi 10 giri della parte di sinistra. Questo significa che ora questi 10 giri rappresentano per me, vedete, un'altezza di circa 16 centimetri, e questo è dove poi dopo qui passerà il mio braccio. Ora cosa faccio? Taglio il filo da questa parte e vado ad agganciarmi qui per lavorare tutta la parte di dietro, sempre a maglia a maglia alta, come abbiamo lavorato ora, per creare il pannello delle spalle. Quindi cappietto, tolgo il marcapunto così non mi darà poi fastidio, e non sarà altro ora che la stessa lavorazione che abbiamo fatto per la parte di sinistra. 1 e 2 e vado a fianco, mezza maglia alta, e ora lavoro il pannello del dietro fino ai prossimi 10 giri, quindi uguali come per la parte che ora ho alla mia destra. E così sarà lavorato il secondo pannello. E poi allo stesso modo lavorerò anche il pannello di sinistra. Quindi tutti e tre i pezzi, quindi il davanti, il dietro e poi l'altro davanti. Sono tre pezzi divisi ma che nascono dallo stesso rettangolo. Vedete? Sono all'ultimo punto, vedete, poi qui lavoro le 3 catenelle, giro il mio lavoro, opla, e ripeto il mio lavoro a pannello. Quindi ora non farò altro che salire solo per la parte centrale e poi dopo mi aggancerò anche qui per la parte di destra, mi aggancio qui e salgo di nuovo di 10 giri. Quindi ora andate avanti con la lavorazione, vedete, siamo sulla parte centrale ora, andate avanti con la lavorazione e ci vediamo non appena poi dovremo andare a chiudere il nostro gilet. Ci vediamo tra poco. Allora,
Ecco come si presenta la lavorazione una volta completato il lato di destra e il lato di sinistra. E ora cosa dovremo andare a fare? Semplicemente, come vi dicevo prima, andremo a piegare i pannelli e cucirli. Andremo a cucire più o meno 6 punti sulla spalla di destra e 6 punti sulla spalla di sinistra, che più o meno rappresentano questa distanza qui. Vi faccio vedere. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, in realtà più o meno 10 centimetri. Ah, ecco qua, questa è la misura corretta che andrò a cucire. Saranno un 10 centimetri sulla spalla di destra e mi aiuterò inserendo dei marcapunto, facendo così, e poi 10 centimetri l'altra spalla di sinistra. Quindi 10 centimetri di qua. Questo poi può rimanere aperto. E altri 10 centimetri da quest'altro lato. Ok. E inserisco il marcapunto e voilà. Quindi con aghetto da lana ora andremo a cucire la parte superiore. Così facendo, vedete, abbiamo creato lo spazio per il braccio. Ovviamente chi vuole, chi ha bisogno di un'asola un po' più grande per far passare più comodamente il braccio, semplicemente andrà a lavorare uno spazio un po' più alto rispetto al mio. Quindi ora procuriamoci il laghetto da lana oppure con un punto bassissimo e andiamo a chiudere questa parte qui. Ok? Quindi semplicemente siamo qua. Vedete, in questo caso c'ho ancora la codina di inizio lavoro, tiro, tiro e con un punto bassissimo sto chiudendo la lavorazione, oppure prendo il lago da lana e cucio le due parti, semplice semplice. Ok, quindi ora chiudetevi le due parti e ci vediamo dopo al lavoro ultimato. Per vedere un po' più da vicino, per chi andrà a cucire magari con la maglia bassissima, prendo i due punti e tiro. Prendo i due punti e tiro. Invece chi vorrà chiudere con l'aghetto da lana semplicemente farà in questo modo. Inseriamo direttamente qui, vedete, il laghetto, il finino con l'aghetto, e andrete a cucire la parte di destra con la parte di sinistra direttamente con il vostro aghetto da lana. Ok? Posizionatevi magari sul rovescio del lavoro, così sulla parte del rovescio del lavoro, così da avere la cucitura sull'interno e ve la andrete a cucire. E faremo questo sia a destra che a sinistra. Quindi allineatevi le due parti, controllate che le distanze siano le stesse e andate a cucire le spalle sulla parte del dietro del lavoro. E ci vediamo tra poco. Allora, ecco qua, io ho terminato la cucitura sopra le spalle del lavoro, ho nascosto le codine, quindi resterà da nascondere ancora qualche altra codina, e poi cosa ho fatto? Ho applicato semplicemente, vedete, due bottoncini che mi serviranno per poter abbottonare direttamente il mio cardigan, insomma, direttamente così, il gilet. E cosa dirvi di più ora? Come avete visto in anteprima, è possibile effettuare la bottonatura sia in questo modo del gilet, quindi facendo passare entrambi i bottoncini in questo caso, oppure così, oppure potete tranquillamente poi cucire i bottoni in modalità giacca, quindi non li cucite come li ho cuciti ora, ma vi portate il collo in avanti così e magari cucite qualche bottone di qua. Ovviamente utilizzate un bottone che vi passi attraverso la lavorazione, così non dovete nemmeno crearvi le dovute asoline. Cosa dirvi di più? Vi ringraziamo per l'attenzione, io e Dina. Se il video vi è piaciuto, inserite un pollicino su e ci vediamo presto per un prossimo progetto creativo. Grazie per l'attenzione, a presto!